aspetti nella prossima edizione. Ora parliamo di immigrazione, l'emergenza umanitaria arriva fino al Palazzo di Vetro dell'ONU, l'Italia lavora insieme ad altri paesi per ottenere una risoluzione che permetta operazioni per individuare e distruggere i barconi prima che partano dalla Libia, ha spiegato questa mattina il ministro degli esteri Gentiloni. Intanto anche il capo della Croce Rossa italiana chiede aiuto alle Nazioni Unite. Pensate alla vita degli uomini, esorta Francesco Rocca, l'ha intervistato la corrispondente a New York, Giovanna Botteri. Il dramma dei migranti che partono dalle coste della Libia, migliaia e migliaia di persone, donne, bambini, intere famiglie in fuga dalla guerra, dalle violenze, dalla miseria, arriva fino al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. Nel tentativo di mobilitare una comunità internazionale assente, quasi indifferente, ad un dramma che non può essere gestito solo dall'Italia e dalle organizzazioni umanitarie che si occupano dei profughi. Deve esserci una battaglia di tutti, ha detto con forza Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa, contro il traffico di uomini e per la stabilità in Libia. Il contrasto che deve essere forte ai trafficanti si deve accompagnare alla soluzione umanitaria, quindi trovare una soluzione anche comunque per quelle decine di migliaia di persone che in questo momento sono in Libia, ostaggio dei trafficanti, dei terroristi, di una insicurezza, di una violenza senza precedenti. E per far questo, tagliare soltanto i ponti senza offrire una soluzione umanitaria a noi ci preoccupa. Ma la situazione è disperata, bisogna agire, farlo subito, non si può attendere altro tempo, sarebbe disastroso. Se si mette l'uomo al centro, come magari avveniva qualche decennio fa, forse si riesce a fare anche una politica di sviluppo e di protezione che dia dignità agli esseri umani. Se invece si mette e si antepone il consenso politico, ovviamente sono politiche di breve respiro che mettono anche a rischio o sono addirittura responsabili della morte di tante persone. Gli sbarchi in queste ore.